Quest'anno la città di Sulmona avrà il privilegio e l'onore di ospitare le Olimpiadi delle Lettere Classiche, praticamente un evento nel quale i migliori studenti italiani si cimenteranno appunto nella traduzione di opere dal greco e dal latino. Quindi tutto questo è motivo di orgoglio per la città, motivo di giusto compiacimento, perché si può dire che stiamo celebrando e onorando nel migliore dei modi il nostro più illustre concittadino. Lo ha annunciato il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, nel corso delle celebrazioni per il Dies Natalis d'Ovidio, nato il 19 marzo del 43 a.C., negli ultimi anni di vita della Repubblica, che avrebbe lasciato il passo al Principato. Dopo la lettura di alcuni brani ovidiani, avvenuta in piazza 20 settembre da parte degli studenti del liceo classico, la statua del sommo poeta è stata incoronata con una corona d'alloro posizionata dalla ditta ISE. Nel corso della cerimonia coordinata dalla preside della scuola, Caterina Fantauzzi, il sindaco ha confermato la riapertura del liceo classico, intitolato proprio Ovidio, per il mese di settembre. Resta un'incognita invece la casa museo, che è stata realizzata al posto dell'ex convento di Santa Caterina, dove aprire il bimillenario ancora oggi manca una data. Dobbiamo ultimare la realizzazione della scala antincendio esterna e il vano per accedervi, poi affidare la gestione, fanno sapere dal comune. È il Dies Natalis del nostro poeta Ovidio, siamo particolarmente felici di celebrare questa ricorrenza quest'anno, perché alle nostre spalle c'è il liceo, fervono i lavori, non siamo ancora rientrati ma siamo vicini al traguardo ed è questo che vogliamo, rientrare per il prossimo anno scolastico. Allora, questo concorso video a scuola che noi organizziamo proprio durante l'anno e poi la premiazione si tiene in concomitanza del Dies Natalis, è un concorso che ormai è diventata per noi una tradizione ed è un concorso a cui siamo particolarmente affezionati perché ci permette di divulgare la conoscenza di Ovidio a tutti i livelli di scuola. Infatti è un concorso aperto ai vari ordini scolastici, dalla scuola primaria fino alla scuola secondaria di primo grado e poi c'è la sezione dedicata ai ragazzi del liceo classico. E quest'anno il mito che abbiamo proposto è stato il mito di Aracne e come sempre gli studenti lo hanno rielaborato, gli hanno dato una nuova vita in maniera molto creativa. E vorrei citare le persone, le associazioni che ci supportano in questa manifestazione, che sono l'Inner Wheel di Sulmona, il Rotary Club di Sulmona, l'associazione PON Alumni, l'associazione Amici del Certamen e poi la ditta Cirillo, che ci offre sempre l'elevatore per incoronare la statua di Ovidio, e le famiglie Bianchi d'Aurelio e Martocchia, che pure danno da tempo un premio ai ragazzi che vengono premiati. Partecipiamo a questa giornata come PON Alumni, cioè quell'associazione che riunisce gli ex alunni del liceo Ovidio, con un premio dedicato proprio agli studenti che frequentano il liceo Ovidio, e speriamo, anzi siamo certi, che questo è l'ultimo compleanno di Ovidio che festeggiamo con il cantiere aperto e che quest'altro anno festeggeremo sicuramente invece con il liceo che è tornato nella sua sede originaria. E quindi non è un augurio, è una certezza a questo punto, perché sono passati veramente 14 anni, 15, dal trasferimento, e questo sarà anche un contributo alla rivitalizzazione del centro storico di Sulmona, che sulle scuole
una volta basava tutte le attività, soprattutto al mattino, della città, come centro commerciale. Quindi speriamo bene, fa piacere vedere tanti ragazzi che si impegnano nello studio su Ovidio. Io ho avuto il piacere di guidare i lavori per la correzione degli elaborati del concorso e devo dire che ogni anno rimango veramente sorpreso piacevolmente da come la poesia ovidiana riesce a essere seminale nelle menti dei ragazzi, cioè come se questa poesia fecondasse le loro menti e consentisse loro di esprimere lavori straordinari. Ecco, sarebbe bello nelle edizioni successive poter fare una mostra di tutti questi lavori. Ecco, è un'idea per il futuro. Caccia a tre spacciatori sorpresi a vendere la droga nei boschi. I tre, al momento ignoti, avevano attrezzato una piccola centrale di spaccio lungo la strada che porta Rapacentro a Canzano. Nei giorni scorsi la consegna diretta non è andata a buon fine perché la pattuglia dei carabinieri che passava per il controllo straordinario del territorio li ha messi in fuga. Mentre i tre si dileguavano tra i boschi, i militari hanno recuperato 70 grammi di eroina, 1.500 euro in contanti, materiale per il confezionamento della sostanza. Le indagini ora puntano a risalire alla provenienza della droga all'intera filiera dello spaccio. I controlli delle forze dell'ordine saranno replicati nei prossimi giorni, soprattutto in vista della Pasqua, periodo dell'anno che fa registrare un incremento di movimenti sull'intero territorio. La questura dell'Aquila in queste ore sta varando un piano di pattugliamenti per tenere sotto controllo non solo la movida, ma anche furti che non mancano mai in prossimità delle feste, come è avvenuto nei giorni scorsi a Bugnara. Non era una visita di cortesia o d'affetto. Per un mese di fila, da gennaio a febbraio, si era recata a casa dell'amica residente a Sulmona per 2-3 volte a settimana, rubando gioielli e rivendendoli a Comprooro. Protagonista della vicenda è una 51enne residente sul territorio comunale di Prato La Peligna che sarà denunciata per furto aggravato. Stando alle accuse, la donna si era impossessata di diversi monili in oro, in tempi e circostanze diverse, fino a racimolare un bel bottino. I gioielli erano custoditi nel comodino della camera da letto della proprietaria dell'abitazione, un bracciale con diamante incastonato, due anelli, un colliere in oro, alcuni orecchini. Ad accorgersi dell'ammanco in casa è stata la vittima del furto che raccontarono tutto alla figlia e alla polizia dove si è recata per presentare la denuncia. La 51enne, stando sempre all'accusa, avrebbe ammesso le proprie responsabilità riferendo alla figlia dell'amica di aver rivenduto un orecchino in un'attività di Comprooro, circostanza verificata sul posto dagli operatori del commissariato di Sulmona che stanno indagando sul caso. L'altro giorno, su disposizione della procura, la polizia si è recata a casa della 51enne per cercare gioielli rubati. La perquisizione effettuata ha dato esito negativo, ma la donna resta indagata, principale sospettata, perché da quanto emerso dalle indagini nel corso delle visite a casa dell'amica, si era introdotta più volte in camera da letto con la scusa di dover recuperare effetti personali. Così la vittima del furto ha perso tutti i gioielli, a questo punto anche l'amica, se così si può definire. Da 6 anni occupa una parte del plateatico dell'Annunziata senza poter essere rimossa per i tanto attesi lavori di consolidamento e restauro. La transenna su complesso monumentale anche quest'anno farà da cornice alla Pasqua alle porte. Immortalata nei selfie e nelle fotografie, era stata posizionata il 30 ottobre 2016 in seguito al terremoto di Norcia che provocò conseguenze anche nel centro storico di Sulmona con il distacco del concio di gronda dal monumento. Le pratiche per la messa in sicurezza sono state avviate da tempo, ma il gioco dell'Ocatra, la sovrintendenza e il Ministero della Cultura continua. L'ex Casa Santa, ora ASP numero 2 della provincia dell'Aquila, ha fatto il suo come proprietaria dell'immobile. Una nuova sollecitazione era partita proprio nei giorni scorsi. Questa situazione di stallo comporta e ha comportato delle difficoltà per l'ente in termini di programmazione e gestione degli spazi del complesso dell'Annunziata. In particolare, il Consiglio d'amministrazione era riuscito a reperire ulteriori fondi, 20.000 euro, per il restauro della Cappella del Corpo di Cristo, che versa in condizioni disastrose. Tali contributi sono rimasti inutilizzati proprio a causa dei lavori sul complesso, scrive il commissario dell'ASP 2 Armando Valeri, ricordando che l'immobile necessita di urgenti lavori, quali ad esempio il concio pericolante, che comporta la presenza di una recinzione al di sotto, divenuta ormai ornamento fisso.
Chiamata in causa, la sovrintendenza ha fatto sapere che funzionario competente per il territorio comunale di Sulmona non riveste alcun ruolo diretto per gli interventi di consolidamento e restauro del bene e che ogni utile informazione potrà essere rivolta all'ente che ha preso in carico le funzioni di stazione appaltante, ovvero il segretario regionale per il MIC per l'Abruzzo. Insomma, nulla è dato sapere per il momento con il decennale della transenna che poi non è così lontano. Le organizzazioni sindacali hanno convocato per i prossimi 26 e 27 marzo le assemblee con gli operai dello stabilimento Magneti Marelli di Sulmona a distanza di qualche settimana dal vertice romano in cui è stato discusso il piano industriale. La produzione del Ducato andrà avanti fino al 2028, ma ci sono alcune lavorazioni prossime alla scadenza e la gara per la piattaforma Large di Stellantis non è stata vinta dalla Marelli. La direzione aziendale è quindi impegnata nella ricerca di nuove commesse. L'utilizzo degli ammortizzatori sociali potrebbe riprendere a giugno, in ragione di un leggero calo dei volumi delle previsioni di budget che comunque andranno verificate. La situazione dello stabilimento di Sulmona in prospettiva è certo quella che preoccupa maggiormente. Commentano FIM, FIOM, UILV o GLM nazionali che temono uno scenario ancora più desolante di Crevalcore. Resta in sospeso anche il discorso dei potenziali esuberi. Ne sono previsti 100 nel 2024, ma nessun operaio andrà a casa, rassicura l'azienda. Solo 24 le nuove domande presentate agli uffici comunali per i tavoli all'aperto. Il dato arriva dall'assessore comunale Elio Accardo che monitora la situazione in vista della Pasqua ormai alle porte. Il rituale dell'aperitivo, visti i tempi biblici, resta praticamente sacrificato. Più brindisi in piedi che seduti, dal momento che in pochi finora sono stati autorizzati. Le domande sono in corso di verifica di istruttoria. Va ricordato all'esercente che ne fa richiesta che il tecnico selezionato può verificare lo stato di avanzamento della pratica, interviene Accardo, ricordando che c'era stato qualche errore di comunicazione, ovvero autorizzazioni concesse non comunicate alla Polizia Municipale o alla Soget che si occupa della riscossione. La società di riscossione, spiegano da Palazzo San Francesco, attiverà a breve un sistema di tracciamento delle domande per semplificare tempi e burocrazia. Tuttavia i permessi risultano dimezzati. All'inizio dell'anno in 42 erano stati multati dalla Polizia Locale. I verbali, dopo la protesta degli esercenti e la raccolta firme avviata, sono stati riesaminati uno ad uno per verificare le singole posizioni. La metà non era in regola, ma per l'altra parte dell'esercito dei multati si era creata confusione. Il comune intanto sta lavorando per il regolamento sul decoro urbano che prevede novità proprio per bar e tavoli all'aperto. Tuttavia per i 24 che hanno rifatto domanda c'è da aspettare e la Pasqua è praticamente arrivata. È stata consegnata nei giorni scorsi a Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona Valva, per mano del cappellano di Sulmona, padre Lorenzo Marcucci, la Croce della Speranza, una croce pettorale in legno realizzata nei laboratori installati nel carcere minorile di Casal del Marmo e del nuovo complesso di Roma Re Bibbia. Non posso che rallegrarmi per l'iniziativa promossa dall'Ufficio Ispettorato dei Cappellani in collaborazione con gli altri enti, ha dichiarato Monsignor Fusco. Così facendo voi perseguite il vero fine del trattamento penitenziario, quello di favorire la riabilitazione del detenuto, della persona e promuovere una reale reintegrazione nella società. Tutto questo non può che passare dalla riscoperta delle proprie potenzialità e talenti, delle proprie capacità e sensibilità personali, delle quali l'arte è una forma di espressione privilegiata. Il progetto promosso dall'Ispettorato Generale dei Cappellani nella persona di Don Raffaele Grimaldi in collaborazione con l'Associazione dei Cappellani delle Carceri San Giuseppe Cafasso, con la Caritas Regina Pacis e con l'Associazione Liberi nell'Arte, grazie al supporto dell'Accademia Internazionale Arti e Restauro, ha visto i laboratori realizzare delle croci pettorali da consegnare ai vescovi impegnati nella pastorale penitenziaria in tutta Italia. Monsignor Fusco, in occasione della Santa Pasqua, celebrerà una santa messa nella casa circondariale di Sulmona per portare un messaggio di speranza ai detenuti. La croce, conclude Monsignor Fusco, è segno di speranza, di riconciliazione, è segno dell'amore che Dio ha per noi e della sua infinita misericordia.
Una tecnologia fondamentale per la diagnosi delle patologie dell'equilibrio e audio vestibolari. Questa è la funzione del dispositivo donato questa mattina da Maico dalla famiglia Menzietti al reparto di otorrinolaringoiatria dell'ospedale di Sulmona. Un dispositivo che offre ai professionisti un metodo affidabile per valutare le condizioni dell'equilibrio. A dare il benvenuto al VHIT sono stati questa mattina l'amministratore Menzietti assieme ai medici del presidio ospedaliero di Sulmona, che ha illustrato le caratteristiche tecniche dello strumento che permette al reparto di diventare un centro di riferimento fondamentale per la cittadinanza. E la nostra azienda da sempre cerca di essere vicina al territorio, a cui è molto grata, perché da qui nascono le origini proprio di questa impresa ormai 66 anni fa. L'azienda è di famiglia, mio padre è l'Istituto Acustico Maico, e quindi possiamo dire che ha avuto tanto da questo Abruzzo, dal nostro territorio. Ecco che queste occasioni sono preziose per restituire, per esprimere gratitudine e esprimere qualcosa, una vicinanza appunto a un ospedale così importante come quello di Sulmona, che è un punto di riferimento nel territorio per quello che è l'otorino laringoiatria. E quindi l'unione e la responsabilità sociale tra un'azienda e un'eccellenza del territorio come un reparto ospedaliero come questo sicuramente può produrre un risultato straordinario, che è la qualità della vita, una migliore qualità della vita degli assistiti. Questo strumento ci consentirà di fare in modo preciso una diagnosi di disturbo dell'equilibrio legato a una patologia vestibolare, insieme ad altri test come potenziali evocati vestibolari, insieme alla clinica chiaramente. E ci aiuterà moltissimo soprattutto in acuto, quando è importante fare una diagnosi differenziale tra patologia periferica, cioè dell'orecchio, e patologia centrale, cioè cerebrale. Si avvicina, questo strumento ci consente di fare una diagnosi che si avvicina al 96% a quella di una risonanza magnetica fatta nelle 48 ore. Quindi abbiamo una specificità del 96% circa. E quindi è veramente un aiuto importante nella fase acuta e anche nella fase cronica, perché ci consente di fare una diagnosi di sede una volta che abbiamo capito che è un problema otorino-laringoiatrico a livello labirintico, insieme ai potenziali evocati vestibolari alla clinica. Questa apparecchiatura va a completare un già completo quadro di strumenti diagnostici. È ancora più sofisticata, insomma, la capacità di questo apparecchio di ricercare alcune alterazioni dell'equilibrio nel differenziare una diagnosi più corretta di questi problemi. Purtroppo in passato molto era lasciato a test, diciamo, clinici e all'esperienza dell'operatore. Avere l'obiettività di una strumentazione tecnologicamente avanzata sicuramente ci aiuta tantissimo. Un connubio tra privato e pubblico che secondo me dovrebbe essere sempre più incentivato, no? Perché ci sono opportunità che probabilmente il pubblico da solo non riesce a cogliere, per il semplice motivo che ci sono sempre poi difficoltà nel reperire budget o quant'altra cosa, per cui con il supporto del privato sicuramente si possono accelerare delle situazioni che poi possano permettere all'ente pubblico di migliorare la loro offerta. Beh, sicuramente la giornata di oggi è una giornata assolutamente positiva, perché la donazione da parte della famiglia Menzietti, che voglio ringraziare personalmente, rappresenta un passo avanti per il reparto, soprattutto per il reparto di Sulmona, ma direi per la UOC di otorinolaringoiatra, che rappresenta veramente un punto di eccellenza del nostro territorio, della provincia dell'Aquila e della regione Abruzzo. Con questa donazione il nostro reparto si arricchisce sempre di più, ed è proprio questa la logica che ci porterà a lavorare nei prossimi 5 anni, perché dopo aver ottenuto il primo livello per l'ospedale di Sulmona, l'obiettivo adesso è quello di riempire di contenuti il nostro ospedale attraverso maggiori attrezzature all'avanguardia e sicuramente maggiore personale. Importante, perché sicuramente dà un valore aggiunto al reparto di otorinolaringoiatria dell'ospedale di Sulmona, che già è un ottimo reparto, e quindi questa donazione finisce il completamento sicuramente di un servizio che il reparto dà a tutti i cittadini. Ovviamente bisogna dire che sostenere il territorio vuol dire prendersi cura delle persone che ci abitano, e quindi noi ringraziamo davvero questa donazione, che è importantissima non solo per il reparto ma per l'intero territorio.
Un'atmosfera di profonda spiritualità ha pervaso la serata di domenica scorsa, 17 marzo, presso la parrocchia di San Francesco di Paola, dove si è tenuta la Lezio Divina guidata da Monsignor Michele Fusco, vescovo di Sulmona Valva. Il vescovo ha offerto una meditazione sul brano di Marco, ponendo l'accento sull'esortazione «Alzati, ti chiama», simbolo dell'impegno che ogni cristiano è chiamato ad assumere nella propria esistenza. Di conoscere la salvezza e iniziare il cammino. Si gioca molto nel Vangelo su questo vedere o essere ciechi. Noi ci stiamo ormai preparando alla Settimana Santa, prossima, alla grande Settimana Santa. E dobbiamo guarire dalla cecità. Questo è l'invito. Purificare lo sguardo. Perché gli eventi che stanno per accadere a Gerusalemme, di cui saremo partecipi, non ci scandalizzino, non siano per noi uno scandalo, paura, sgomento, ma con gli occhi del discepolo che vede con fede quanto è quello che Gesù ha fatto per noi. Questo potente messaggio ha rappresentato il cuore dell'evento, stimolando la partecipazione e l'interazione dei fedeli. Umberto Colarossi, presidente parrocchiale, ha introdotto la serata evidenziando l'importanza dell'azione cattolica come fulcro di incontro, formazione e accoglienza all'interno della comunità parrocchiale. La sessione si è conclusa con un momento di condivisione durante il quale il vescovo ha incoraggiato i partecipanti a condividere le loro riflessioni, dando vita a uno scambio aperto e arricchente. L'incontro si è concluso con la tradizionale benedizione e un canto mariano che hanno rafforzato il senso di devozione e unità tra i presenti. La comunità ha manifestato il desiderio di organizzare ulteriori momenti di preghiera e comunione. Incetta di medaglie per la Gymnasium Scherma Club di Sulmona, che ieri ha visto i suoi atleti partecipare al campionato regionale Under 14 a Pescara. Nella categoria bambine, la prima classificata è stata Chiara Carnevale. Tra le giovanissime si è imposta Anna Bolognesi, mentre nella categoria ragazze, prima classificata Caterina Scambini, secondo posto per Letizia Colasante e terzo per Gaia Civitareale. Sono andati bene anche i maschietti. Nella categoria ragazzi portiamo a casa il terzo posto di Emanuele Provaroni, mentre tra gli allievi secondo posto per Paolo Di Rocco, che si allena da soli 3 mesi, e primo classificato tra i giovanissimi Alessandro Colasante. Grande soddisfazione per il presidente della società sportiva sumonese Quintino Moca e per gli istruttori Maurizio Consorte e Francesco Di Meo, che negli anni hanno visto crescere numerosi atleti, fra cui alcuni finiti anche in nazionale. Ricordiamo infatti la sumonese Emanuela Spica, oggi atleta per le Fiamme Gialle, Linda e Alessandro Moca, Salvatore Di Paolo ed Eleonora Colella. Attualmente invece nella serie A2 nazionale abbiamo Filippo Calò, Leonardo Di Meo, Giada Scudieri, Ludovica Bucciferri e Ilaria Calò.